Nulla, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata dell'ottava edizione del Cleto Festival. Io, per chi non mi conosce, mi chiamo Franco Roppa e ho l'onore di parlare a nome e per conto dell'associazione La Piazza, associazione che organizza questa iniziativa da 8 anni. Diciamo che questo festival nasce per promuovere e rivalutare, quindi far conoscere questo borgo che, ahimè, era dimenticato sia da, come dire, dai comuni limitrofi quasi, perché bastava già superare Belmonte o Paola e quando chiedevi Cleto, oddio, ci sembrava quasi un senso, dice, ma in Calabria dov'è, dove si trova? In provincia di Catanzaro, in provincia di Cosenza. Questa iniziativa in qualche modo ha contribuito a dare un orgoglio a questo paese, in quanto, voglio dire, nelle scorse edizioni e anche in questa edizione, che ahimè, insomma, abbiamo dovuto fronteggiare una serie di problemi, questa sera anche quello climatico, però diciamo che siamo riusciti a spuntarla, non dico tutta, ma quasi. E ripeto, nasce per rivalutare questo borgo che ha delle grandissime peculiarità sia dal punto di vista prettamente storico sia dal punto di vista paesaggistico, in quanto sono moltissime le peculiarità che lo caratterizzano, magari lo affiancano pure ad altri borghi più importanti, come ad esempio io ci vedo molte similitudini con Matera, solo che, voglio dire, là magari le grotte hanno preso il nome di Sassi, qua sono rimaste grotte, però, voglio dire, alla fine sempre tu fai, solo che là c'è stato Mel Gibson, qua ancora non è arrivato, e noi lo aspettiamo, se vuol venire, e lo scenario è bello, lo può girare comodamente un film qua. Ahimè, io vorrei che fosse un film allegro, bello, questa condizione di abbandono dettata in primis da una situazione economica pesante, dettata da cambiamenti economici che sono al di là delle nostre possibilità di arrestare, ha fatto sì che questo borgo piano piano dalla parte alta fino ad arrivare alla parte bassa si riducesse in pochissime unità, tant'è vero che d'inverno ci vivono 10 persone, 12 persone, e tra questi 12 ci sono anch'io, voglio dire che da poco con mia moglie ci siamo trasferiti qua, quando siamo in Calabria noi e ci rivediamo tra queste cose, quindi qualche giorno saremo pure qua. E al di là di questa cosa che magari non può interessare a nessuno, perdonatemi la battuta, voglio dire che noi siamo fiduciosi che questo paese può dare tanto e possa essere una testimonianza per le generazioni future di come si viveva e di quali erano le caratteristiche, le peculiarità di questo posto, in quanto offre veramente sia dal punto di vista paesaggistico, ripeto, e sia anche dal punto di vista dell'accoglienza, perché, voglio dire, in questi giorni si forma a Cleto una comunità unica, una comunità nuova, una comunità diversa, cioè fatta di artisti, di gente che partecipa, di gente che viene qui per ascoltare. E molte persone, voglio dire, che non sono venute magari qui da sole, che conoscevano magari, non lo so, 2 persone, 3 persone che erano i compagni di viaggio, se ne sono tornati arricchiti sia dal punto di vista culturale, perché nel corso degli anni, insomma, sono state tante le personalità che sono passate a dare sostegno a questa iniziativa. Io ne voglio citare solo qualcuna, dal giornalista del Fatto Quotidiano Antonello Caporale, al sindaco di Napoli De Magistris, a Franco Armini, a tante e tante altre persone che, voglio dire, nel loro piccolo hanno dimostrato di essere grandi, e averli qui con noi in questi anni è stato veramente motivo di orgoglio e vanto. Io mi avvio ai ringraziamenti prima di iniziare ed entrare nel merito proprio dell'iniziativa, e voglio ringraziare in primis gli sponsor, che sono Grafiche Calabria, il Bar La Grotta, storico sponsor del Cleto Festival, la pizzeria tipico da Mantea, Liberi TV, e poi voglio ringraziare anche tutte le testate giornalistiche e i siti internet che hanno ospitato la notizia del festival, da RTL, alla RAI, a Repubblica, all'ANSA e via dicendo, a Corriere Calabria, a Giacchite, sono tantissime, io mi dispiace se ne dimentico qualcuna, però voglio dire, se tanta gente è arrivata qua è stato anche grazie e soprattutto merito loro, che ci hanno aiutato veramente senza chiedere mai in cambio nulla. Purtroppo l'editoria ha dei problemi, però con noi, voglio dire, si sono tutti aperti, hanno messo a disposizione le redazioni come meglio abbiamo voluto. E un ringraziamento particolare lo faccio soprattutto ai volontari di questo festival, che sono tantissimi.
perché voglio dire, senza l'aiuto dei volontari noi non saremmo qui, perché noi come soci fondatori dell'associazione siamo 6 o 7 persone e da soli non potevamo pensare di mettere su questa splendida iniziativa che, ripeto, cioè coinvolge tutto il paese. C'è chi si adopera a montare il palco, a fare il pane, a fare dolci, crostate, c'è chi mette a disposizione addirittura l'orto con ceste di melanzane, di cipolle, perché voglio dire, noi abbiamo cercato con cose piccole di pensare al territorio, perché noi le cose grandi le lasciamo fare agli altri che sono più bravi, ci sono i partiti, le cricche, le cose, queste sono più addentri alle cose di massa, diciamo. E ripeto, ringrazio veramente tutti che ci sono stati vicini e ci hanno aiutato in questi anni, e ringrazio pure il sindaco che questa sera è qui con la fascia, vuole rappresentare la cittadinanza tutta, perché questo è il festival di Cleto, non è il festival né dell'associazione La Piazza né di un altro gruppo di persone, questo è il festival di Cleto, perché molto spesso noi siamo sforati nella paesanologia, un termine molto caro a Franco Arminio, e ci siamo, come dire, coinvolti in beghe locali. Io questa cosa la voglio dire, questo è il festival di Cleto, punto. Le polemiche le lasciamo fare agli altri, a chi è più bravo a creare, come dire, un termine che si usa a Catanzaro, zinzi, quindi li lasciamo stare lì, sereni con gli scoraggiatori militanti. Allora, l'incontro di questa sera ha come obiettivo quello di individuare le strategie di recupero e di valorizzazione dei centri storici e ha proprio come titolo Risvegli territoriali. Allora, io presento brevemente i nostri ospiti, che sono Angela Sposato, che oltre ad essere una carissima persona che fin da subito si è prodigata per dare una mano a Cleto, è un'esperta di enogastronomia e attraverso il suo sapere, la sua conoscenza, siamo stati in maniera veramente stupenda e bellissima coinvolti in questa guida di Citati, nella guida di Repubblica, che è una delle guide più prestigiose d'Italia, che parla proprio di Cleto e del festival e dell'olio, quindi per noi questo è veramente stato forse uno dei più belli articoli che abbiamo mai avuto, perché parla del territorio e parla di quello che potenzialmente potrebbe essere. E ringrazio e saluto Angela. Invece alla mia destra c'è Giulia Colavolpe, che è un nome, un cognome famosissimo dalle nostre parti, che rappresenta un'azienda storica di Belmonte. Belmonte, magari poi lo diremo con più fermezza dopo, è una delle comunità più operose del Tirreno Cosentino, sia per dal punto di vista imprenditoriale sia dal punto di vista artistico. Se si parla di Belmonte, io voglio fare un applauso a una persona che purtroppo non c'è più, che è stata vicino al festival, che è Paola Scialis, che purtroppo qualche mese fa, per dire, di un bruttissimo incidente ci ha lasciati, ma ci ha lasciato contemporaneamente anche un ricordo splendido di una persona solare, di una persona che era punto di riferimento per quanti amavano l'arte, la cultura e i paesi. Ciao Paola. E invece presento per ultimo, ma non per importanza, Anna Laura Orrico, che è una giovane parlamentare calabrese. E con lei, voglio dire, cercheremo di capire dal punto di vista prettamente istituzionale come riuscire ad uscire dal vortice che vorrebbe che i paesi sprofondassero nell'abbandono e in qualche modo pure nella desolazione. Anna Laura è una parlamentare e non me ne voglia nessuno, però voglio dire, mentre solitamente i parlamentari finiscono il giro nei paesi dopo le elezioni, lei paradossalmente il giro l'ha iniziato dopo le elezioni, quindi è iniziato ad andare in giro soprattutto per i paesi, per i borghi, giusto, che io penso che sia una cosa sacrosanta questa, perché se riesce ad innescare un discorso che traina i paesi, allora forse la Calabria si riprende, perché i borghi in Calabria sono tantissimi, cioè tolta la Mezzia Terme, sulla costa gli altri sono tutti paesi di 7-10.000 abitanti, la Mantena, che è la più popolosa, ne ha 15.000, alla fine siamo tutti paesi in Calabria.
e niente, e saluto di nuovo il sindaco e lo invito a fare un saluto. Molte grazie Franco. Io intanto chiedo scusa per ieri sera, per motivi vari non sono stato presente, ma spero e sono convinto che mi abbia rappresentato degnamente il vice sindaco, l'avvocato Giuseppe Filici. Naturalmente lui, diciamo, responsabilità maggiore ce l'ho io, per questo è il quarto mandato, se ci sono alcune lacune, in gran parte ne assumo la responsabilità io personalmente. E, però sono appunto presente questa sera per eventuali altri chiarimenti se c'è rimasto qualche dubbio o qualche onda. Come dici tu, io sono dopo la fascia per due motivi. Primo perché vuole essere... No, anche ieri sera è capitato questo rumore sottofondo. Non è un cecchino, meno male, sto più tranquillo. E ripeto, vuole essere un omaggio al lavoro che avete fatto voi come Preto Festival. E c'ho la vanità di puntualizzare che avete iniziato nel 2012 quando 2011 il primo anno che sono ritornato alla guida di questo comune, e voi continuerete sicuramente per tantissimi anni, perché c'è bisogno della vostra presenza e di quello che avete fatto. Quindi la faccio anche un omaggio ai presidenti che si sono succeduti nel tempo, ai volontari e a tutti quelli che con il loro lavoro hanno fatto sì che questo borgo venisse conosciuto anche al di là di queste nostre colline e al di là anche della Calabria. Quindi dicevo l'altra volta con gioia che pure a Roma con le Ferro c'è la primaria che chiedevo di Preto Festival, se devo voltare a dire, come tu sei di Preto, Preto c'è il Preto Festival, quindi vuol dire che un segno l'avete lasciato, lo lasciate sicuramente nell'aria. Poi la fascia l'ho presa, non potevano portarla questa sera, visto che c'era una parlamentare calabrese, il giovane parlamentare calabrese, e poi apprezzo questa presenza, perché nell'antica, io purtroppo l'ho passata in repubbliche parecchie, e nel passato, nella famosa prima repubblica, che venivano persone di Vincenzo Calabro, Mancini, Sassi, Antonio Orsi e compagnia. Poi è cambiata la politica, è cambiato anche il metodo di essere eletti, e più che altro venivano andare al Parlamento su designazione anziché su volontà popolare. E quindi, come diceva il dottor Franco, c'è stato il silenzio e l'assenza. Adesso invece questa presenza ci fa piacere perché sono convinto che sia per la giovinezza che vi caratterizza, per il nuovo di cui avete parlato, farete molto per le Calabria e molte strutture magari saranno corrette, spero, perché il metodo sarà nuovo. E ogni novità porta sempre qualcosa, da sempre la storia, la novità è sempre un segno di sviluppo, di progresso, di nuove pagine di storia, quindi la faccio proprio anche per voi. Ringrazio anche il presente, come sindaco, me lo consente, che poi non sto zitto perché non voglio rubare molto tempo, però ringrazio e saluto pure il presente. E la cosa che mi fa piacere, perché spesse volte torno nel susseguirsi e vedo nel susseguirsi degli anni volti che sono già stati, hanno già partecipato a questa manifestazione. Vuol dire che attrae molto la vostra iniziativa, come attrae molto questo paese medievale. In molte parti si va, io per esempio sono andato parecchie volte, grazie alle scuole, mi trascinavano, le messe di letteratura, sono andato a vedere i Sassi di Matera, è stata una bella esperienza, però sofferta. Ritornarci porta tristezza, io non ci andrei. Vuol dire che tutto non porta tristezza. Queste case abbandonate purtroppo per susseguirsi di vicende storiche, vogliamo, queste case abbandonate non fanno l'impressione negativamente, ma conservano un mistero, parlano un linguaggio che evidentemente piace a tutti coloro che vengono a Preto. Quindi benvenuto a Preto, benvenuto a tutti voi, un caro saluto veramente con grande stima
agli organizzatori di questo festival, allora Franquist, uno dei presidenti di questo evento, ma anche a Provenzano, e poi chi c'è stato più, Ivan Nerarella, un ottimo presidente. Altrimenti abbiamo una donna, Carlo Nicastro, mi fa piacere che pure la presenza femminile guide questa bellissima iniziativa, questa ottima organizzazione. Grazie per l'invito e buona serata. Io voglio fare solo una puntualizzazione per chi magari è venuto solo questa sera e non c'era ieri sera, o è tornato o è venuto direttamente questa sera e ci ha trovati qui. Quest'anno il festival è stato studiato e pensato di farlo qui perché nella parte superiore del borgo, nei luoghi dove noi operiamo solitamente, sembrerebbe che ci siano delle criticità. Io dico sembrerebbe perché non sono un tecnico e quindi voglio dire non posseggo queste competenze. Comunque nel dubbio noi abbiamo deciso di spostarci qua. Perché spostarci qua? Perché questo al di là di tutto è un luogo stupendo, è a dimostrazione della bellezza, potete alzare gli occhi e vedere questo campanile che è bellissimo. Ripeto, nella parte alta del borgo purtroppo c'erano delle criticità, io mi voglio soffermare solo un attimo su questo aspetto. Purtroppo i centri storici attualmente non sono più, e prendetela con le pinze come cosa, un luogo adatto alla residenza di massa, perché io mi rendo conto che tutti quanti hanno la macchina che non entra nel centro storico, tutti quanti hanno il SUV, e la macchina più piccola una volta era una Panda, adesso di quelle Pande non ce ne stanno più, è estinta veramente. Però detto ciò, questi luoghi non, per dire che non sono magari appetibili dal pubblico come luoghi di residenza, possono essere appetibili come luoghi di turismo, e noi guardiamo a questo aspetto e l'iniziativa di stasera ha proprio come fine questo. Io mi auguro a ognuno per le sue competenze, che sia l'amministrazione che le associazioni, e mi rivolgo anche a questi fantomatici imprenditori, mi veniva da dire prenditori, però evitiamo di fare accenni a situazioni. Io per cultura sono statalista, una volta si diceva statalista uguale comunista, comunque forse un termine pure un po', vabbè, c'ero affezionato io. è questo, quindi questa sera, ripeto, l'oggetto di questo incontro è proprio mettere al centro i territori. Purtroppo doveva essere con noi Stefania Emanuele di Civita, infatti era mia intenzione anche degli altri ragazzi, fare un parallelismo tra Cleto e Civita, dove entrambi sono dei borghi bellissimi, solo che a differenza nostra Civita già molti anni fa è riuscita a recuperare un luogo che era abbandonato e trasformarlo in luogo di attrazione turistica. Ahimè, questo luogo oggi, a causa di una pioggia torrenziale, ha tolto la vita a più di 8 persone. Io veramente chiedo un minuto di silenzio per queste vittime che erano partite da casa convinte di trascorrere una giornata bella in un posto stupendo. Purtroppo a volte il destino come dire, si nasconde con brutte cose. Comunque, tornando all'oggetto dell'incontro di questa sera, io mi trovo qui in qualità di moderatore e vorrei porre una domanda ad Angela, che per formazione culturale, per professione, forse è una delle conoscitrici più attente e dettagliate della Calabria. Lei conosce ogni angolo della Calabria. Dove c'è gastronomia d'eccellenza c'è stata Angela, dove si mangia bene c'è stata Angela, e quindi non poteva mancare qua. Adesso la domanda che porrò a lei è una domanda forse un po' scomoda, ma ahimè è vera e è reale. La mia domanda è: la crisi del turismo in Calabria, cioè che lettura ne dà dall'alto della tua esperienza, dall'alto della tua formazione,
e quali vie e rimedi disegni per uscire da questo guado? Soprattutto mi è venuta in mente questa domanda quando per motivi personali mi sono recato a Sorrento e lì ho notato che c'era una spiaggia piccolissima, però forse è vero, i napoletani hanno una marcia in più e sono riusciti a inventarsi la spiaggia anche dove non c'era, ovvero sono riusciti a mettere dei lettini sulle barriere di protezione, le famose T. Sono stati in grado di porre lì, di costruire un lido dove non c'era e la gente andava ed era contenta. Facendo una passerella dalla spiaggia direttamente sulle T, hanno posizionato dei lettini e degli ombrelloni e la gente andava. Quindi là ci vanno, qua abbiamo chilometri di spiagge immense, incontaminate, con la vegetazione altissima. Io per lavoro faccio Cleto Catanzaro tutti i giorni, quando passo dalla zona La Macchia e vedo che, con tutto il rispetto per le cipolle, là c'è la spiaggia pubblica, era totalmente invasa da asciugamani, gente che non sapeva più dove stare. Qua la spiaggia è diventata un giardino per coltivare cipolle. Cioè, perché questo? E che lettura ne dai? Buonasera a tutti, ringrazio Franco per avermi invitata. Io faccio parte di questa comunità perché sì, vivo a Catanzaro, però sono originaria di Nocera Terinese e Nocera fa parte della Valle del Saputo, quindi siamo cugini. Niente, io scrivo per il gruppo Espresso Repubblica, per le guide di Repubblica, oltre a scrivere anche per Slow Food Editore. È la seconda edizione che Repubblica fa uscire sulla Calabria, è un taglio di guida, faccio giusto un piccolo accenno, è un taglio di guida diverso rispetto alle altre guide, non è una guida didascalica, è una guida un po' più letteraria, che vada un po' di più al territorio, alla storia, all'antropologia della regione, attraverso naturalmente quel famoso e importante filo conduttore che è il cibo. Intorno al cibo e alla gastronomia, in questo caso calabrese, noi scopriamo gli itinerari del gusto, dove orbitano anche le location, le strutture alberghiere, i lidi, i borghi come Cleto, che quest'anno è stato inserito in guida, le ricette della memoria, dove si narrano anche la storia delle nostre ricette povere che speriamo rivengano riproposte, così come i parchi della Calabria, i parchi archeologici, i parchi naturali, le riserve naturali che stanno in Sila, anche i parchi marini, così come anche i parchi d'arte, il parco della biodiversità mediterranea che sta a Catanzaro. Ecco, io dico sempre che attraverso il cibo si conosce un territorio ed è importante perché la cucina è vero, cioè il cibo, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, la cucina e il cibo racconta la nostra storia. Ora per rispondere alla domanda di Franco, come mai il nostro turismo non decolla rispetto ad altri luoghi, per essere un po' provocatoria, a parte che penso che il turismo in Calabria ci sia, cioè la Calabria è annoverata, quest'anno è stata annoverata dal New York Times come nella classifica del New York Times tra i 52 posti da non perdere nel mondo e viene menzionata da tutte le testate giornalistiche, anzi la Calabria penso che tiri molto. Semmai dovremmo farci... bella! Vabbè sì... bellissimo, sicuramente una bellissima ricchezza naturale, anche storica. Io penso che ci sia un problema se proprio non dovesse, diciamo, decollare questo turismo, è perché noi in realtà la nostra storia è una storia dell'entroterra. Noi siamo gente agricola, dico, mi piace dire agricola, e questa roba non la dobbiamo vivere come un complesso, perché noi l'abbiamo un po' vissuta come un complesso di inferiorità, ci siamo un po' vergognati di essere stati contadini per la storia che abbiamo avuto e quindi un po' l'abbiamo tenuta nascosta, abbiamo cercato di far studiare i nostri figli anziché farli diventare contadini,
pensando di emanciparci, invece oggi finalmente forse stiamo riuscendo a capire che la terra è importante. Quindi Franco, io penso che le coste, cioè, sono sicuramente importantissime in Calabria, però non dobbiamo dimenticarci della nostra montagna. Il mare noi l'abbiamo scoperto tardi, in Calabria non è un caso che esistano pochissimi approdi. Noi il pesce non lo sappiamo cucinare, lo stiamo scoprendo, sicuramente adesso fa parte anche della nostra cucina, ma voglio dire, il massimo nel nostro repertorio gastronomico per quanto riguarda il pesce, sappiamo tutti, è il baccalà, lo stocco, alici fritte. La cucina parla, la cucina a Scalea, per dire, che è un posto di mare, è una cucina dell'entroterra, e quindi parla e racconta una storia dell'entroterra. Quindi noi dobbiamo rivolgerci sicuramente al mare, alle nostre coste, ma sempre dando uno sguardo alla nostra montagna. E proprio Cleto è un esempio, secondo me, assolutamente importante, il borgo di Cleto, perché ci fa capire che attraverso un borgo possiamo poi spostarci verso il mare. È un trait d'union, voglio dire, la Calabria stessa, la geografia della Calabria, mari e monti, ci racconta che noi questo trait d'union tra monti e mare dobbiamo continuare sempre ad averlo. Poi penso che un'altra cosa importante che dobbiamo cercare di fare, qualche esempio in Calabria c'è, è quello di fare rete. Qui si sta verificando, per esempio, Cleto, Belmonte, spero anche Nocera. Se si è uniti, si è più forti, ci si migliora, ci si corregge e si fa sempre molto meglio. Non dobbiamo vedere l'altro come un antagonista, dobbiamo vederlo semmai con agonismo positivo, quindi cercare di migliorarci. E un'altra cosa importante, penso sì, attraverso la mia esperienza, diciamo, di viaggiatrice un po' per ristoranti, vino e olio, la cosa importante è la continuità. In Calabria spesso succede che magari io vado a mangiare in un ristorante oppure visito un'azienda, vado un giorno, mangio benissimo, ci ritorno, porto gli amici e faccio una bella figura. Sì, penso che succeda. Sì, è una cosa, ecco, l'idea è importante, aprire un esercizio, aprire un'attività e cominciare a partire con un festival, però la cosa più importante e penso anche più difficile, però assolutamente importante, ripeto, è continuare con perseveranza su quella strada. Quindi noi dobbiamo cercare di mantenere e continuare sempre facendo rete. Noi abbiamo dei bellissimi esempi di rete in Calabria, oltre a Cleto, Belmonte, qui abbiamo dei bellissimi esempi a Ciro, con i ragazzi li hanno chiamati Ciro Boys, sono i ragazzi del vino Ciro. Loro è da qualche anno che veramente sono conosciuti in tutto il mondo, ma perché? Perché loro hanno fatto rete, si sono messi tutti insieme, si sono confrontati, sono cresciuti, l'uno aiutava l'altro se l'altro era manchevole, e credetemi, Ciro, i ragazzi di Ciro sono un esempio per la Calabria. E così io spero si faccia anche per l'olio extravergine. Io adesso non so se posso continuare a parlare. Facciamo un primo giro di domande. Allora, Angela ha fatto accenno a una parola importante che è continuità. Molto spesso non è un termine che si usa molto qui in Calabria, perché c'è l'opposto, che è improvvisazione. Molta gente si improvvisa e organizza, voglio dire, in maniera molto così grossolana. Sarà capitato a tutti, visto che si parlava di gastronomia e quindi di turismo, di andare in un locale una sera e trovare un prezzo e poi ritornare dopo una settimana e trovare un altro, magari avendo preso le stesse cose. C'è chi però della continuità e quindi della coerenza ne ha fatto un motivo di orgoglio e di vanto, sia per la propria azienda e sia per un territorio, e mi riferisco a Giulia Colavolpe.
Io molto brevemente introduco Giulia parlando della sua azienda. L'azienda Colavolpe è un'azienda dolciaria che si occupa di trasformazione di prodotti e di lavorazione di cioccolato, ma in particolar modo voglio soffermare sulla lavorazione dei prodotti, ovvero sulla trasformazione dei fichi, che ahimè era un prodotto, voglio dire, adesso magari è diffuso, ma 20 anni fa forse non era così apprezzato come adesso, e quindi loro sono stati pionieri su questo prodotto. Inoltre, voglio dire, ahimè, io frequento spesso l'azienda di Giulia, e quindi a dimostrazione di ciò è la mia stazza. I prodotti sono buonissimi. E quindi voglio dire, invito a tutti i partecipanti a fare un salto a Belmonte, ma chi non può fare un salto a Belmonte, ma magari ha pensato di fare un giro a Matera, potrà trovare questa azienda anche a Matera, quindi a dimostrazione che questa azienda, questa famiglia presta molta attenzione ai borghi, ha deciso di investire e aprire un punto vendita anche lì. Io la domanda che pongo a Giulia è quella di parlarci in maniera più, come dire, dettagliata dell'azienda, e poi insieme al suo collaboratore faremo un excursus anche sui prodotti. Giulia, che mi ero scordato di presentarlo, è Massimo Osso. Ok, scusate. Buonasera a tutti, sono Giulia. Sono molto felice di essere qui con voi. Non sono brava a parlare in pubblico, un po' anche per una mancanza di capacità, però ho messo giù due parole in modo che si possa capire un attimino la filosofia e la storia della mia azienda. Praticamente la nostra azienda da oltre 100 anni continua con progressive innovazioni, o per meglio dire proprio risvegli, una tradizione che affonda le radici nella cultura popolare calabrese, quella appunto della trasformazione e la conservazione del tipo secco. Il nostro inizio è legato ad un percorso di migrazione dall'una costa all'altra del Mediterraneo, quella di mio nonno Nicola, che agli inizi del Novecento, come era in uso per i giovani amalfitani, lasciava la loro terra per stabilirsi in Calabria. Qui osservò l'operosità delle donne spaccate dalla fatica e dalla miseria, che riuscivano a nobilitare un frutto offerto abbondantemente in natura, in un dolce che celebrava le feste rituali. Il suo risveglio appunto fu quello di aggiungere alla crocetta un elisir di erbe che, oltre a esaltarne il profumo, lo arricchissero di un succoso aroma. Nacque così la crocetta e l'azienda Colavolpe. Delineare un tratto della nostra azienda, mi piacerebbe sottolineare la tradizione mediterranea tutta al femminile, e non solo per la storia della crocetta, ma anche perché da sempre le nostre addette sono donne, ed è stata questa una prima sfida contro il sessismo così diffuso nel mondo del lavoro. Per noi è un risveglio delle coscienze dire appunto che si può, si deve fare impresa coinvolgendo la grande potenzialità femminile. Inoltre, e non secondariamente, vorrei sottolineare che di sfide ne accogliamo tante. Fare impresa al sud impone una cultura del lavoro e un impegno, base non solo di ogni valore democratico, ma anche della cultura della legalità. In altre parole, vorremmo dimostrare che il lavoro è fondamentale, la dignità è questione e azione che non si conquista per decreto. Ritorno per un attimo al concetto di risveglio, che è una portata ampia e attualissima. Per noi risveglio è rinnovamento senza stravolgimento. Questo è quanto ci è accaduto negli anni 90, quando abbiamo ridato ossigeno alle nostre dinamiche aziendali, cercando di sconfinare nei mercati nazionali con nuovo prodotto e nuovi profili rinnovati. Ci abbiamo provato e ogni giorno ci impegniamo, perché sentiamo che risvegliare il Sud sia un impegno, perché crediamo che tutto quanto accade parte da noi, dalle nostre pratiche. Quindi con il nostro esserci vogliamo testimoniare che, nonostante tutto, quello che potrebbe sembrare una parola abusata, risveglio, è possibile. Non posso non dare
un pensiero particolare ai nostri collaboratori, ai nostri dipendenti che rappresentano la spina dorsale dell'azienda, una ricchezza infinita e che sono il nostro punto di forza. Massimo, ci vuoi dire qualcosa su questi prodotti, come avviene il ciclo di lavorazione e il recupero di queste delle materie, le lavorazioni, il fatto stesso che il prodotto, voglio dire, arriva dalla terra e non arriva quindi dalla terra, mi riferisco che arriva dalle nostre zone e non viene da paesi come la Spagna o addirittura dalla Cina, perché molto spesso, voglio dire, prodotti che spacciano per locali, invece locali non sono, quindi non si ha solo, come dire, un'economia indirizzata poi all'azienda ma non sul territorio. Invece io ho potuto apprezzare, frequentando l'azienda, che c'è un nucleo lavorativo importante di persone che collabora con l'azienda, ed è una cosa bellissima, perché ahimè in Calabria il lavoro non ce n'è tanto, e quindi in una realtà piccola come Belmonte per un'azienda grande è una cosa speciale, è una cosa che personalmente io invidio veramente a Belmonte. Sì, salve, buonasera a tutti, mi chiamo Massimo. Lavoro per la ditta Con la Volpe, ma più che essere, diciamo, la mia datrice di lavoro è un'amica, Giulia. E io mi occupo praticamente della produzione, sono circa 20 anni che svolgo un lavoro abbastanza minuzioso e mi occupo proprio dell'approvvigionamento, diciamo, di quello che poi potrà essere la materia prima, ovvero, diciamo, parliamo del fico, dove praticamente c'è già un controllo sul territorio. La zona, diciamo, più visitata, diciamo, può essere la zona di Cosenza, perché per il clima il fico, ecco, si sposa meglio, diciamo, come territorio. Quindi viene ritirato dall'azienda, dai contadini, comunque storici e non, e io gestisco un reparto dove praticamente il fico viene praticamente è lavorato a 360 gradi, non è solo il fico secco aromatizzato, viene fatto in tanti, tanti modi. C'è sempre una ricerca poi per migliorare sempre quello che può essere una situazione anche delle materie prime, per quanto riguarda, legate proprio a un discorso di territorio, ecco, ritirare un'arancia proprio legata al territorio, del cedro. Tutto, diciamo, proprio per una filosofia aziendale. Io gestisco, diciamo, un reparto dove ci sono 20 persone, di cui tutte donne, sono, diciamo, la colonna portante, perché molto più di me ci sono delle persone che ci sono da 30-35 anni ormai, quindi non sono io che gestisco, poi alla fine sanno quello che devono fare. È un lavoro che mi piace tantissimo, va sicuramente un po' difficile gestirlo, proprio come diceva Giulia, qui in Calabria, ma con lei che è un vulcano, diciamo che di questi problemi a volte vengono meno. Niente, il fico ora è legato un po' alla tradizione contadina, era un frutto, diciamo, legato a una tradizione povera. Oggi forse è stato rivisitato un po', perché con i fichi, diciamo, si possono fare tantissime cose, da una marmellata, un fico, diciamo, farcito con creme. Ecco, noi siamo sempre alla ricerca con delle varianti per portare in tavola sempre un qualcosa che possa piacere alla gente, a voi. Sono dolce la vita. Sicuramente. Anche il miele dei fichi, sì, sono dei fichi verdi che vengono bolliti, poi filtrati, c'è una procedura dietro, ecco, quando si parla di produzione non è sempre facile spiegare, cioè, cosa avviene dietro un processo produttivo, c'è una filiera, diciamo, molto dettagliata, dove comunque c'è abbastanza lavoro, cioè il fico viene aperto a mano, viene farcito a noce con la mandorla, la scorza d'arancia, la noce, il cedro, comunque tutto prettamente a mano, quindi non ci sono macchine, o meglio
ci possono essere delle macchine che fanno tutt'altro, come il cioccolato magari, che ti danno una mano, però è un lavoro che ti prende molto. È molto concentrato soprattutto in un periodo, perché noi sappiamo che i fichi ci sono ora, poi vengono comunque seccati su dei gratici, cioè vengono messi magari in fase di trasformazione, passano attraverso un forno, vengono aperti, vengono farciti, poi prendono varie location, varie vie, destinazioni, per quanto riguarda poi se essere messi a crocetta, il fico più piccolo viene messo per un'altra per un'altra frutto, diciamo. Quindi diciamo che tutto quanto dietro a questa azienda qui, ci lavoriamo 50-60 persone in un periodo che va da settembre diciamo a dicembre. Vorrei parlare di più, vorrei portarvi in azienda per farvi vedere, ecco, e spiegarvi meglio, perché così magari è difficile pure un po' capire cosa c'è dietro, però sono sicuro che magari se farete un giro e potrete apprezzare i prodotti, Giulia vi ospiterà anche a fare una visita lì in azienda e io vi farò da cicerone. Sono contento di essere qui perché, essendo di Belmonte, non sono mai stato a Cleto, non me ne vogliate, vero? Cioè, sono contento di essere qui ospite attraverso comunque il signor Franco, attraverso Giulia. Buon festival a tutti e buona serata. Grazie per la dettagliata e attenta descrizione di come avviene uno dei dolci tipici caratteristici delle feste calabrese, perché una volta non c'erano tanti pasticcini. Io ricordo che quando ero le nozze con i fichi secchi non le ricordo però ricordo che erano, si faceva e si aspettava veramente quel momento per mangiare qualcosa di genuino, che poi ha preso per un periodo era stato, diciamo in maniera molto chiara, cioè non era più considerato mortificarci. Ah sì, è crocetta. Insomma, adesso invece è stato rivalutato, come si riparla ancora di rivalutazione dei centri storici, mentre prima la gente scappava, adesso c'è un ritorno ai centri storici, ma molto spesso questo ritorno ai centri storici ha più facce. E mi rivolgo in particolar modo all'onorevole Enrico Pildevanna Laura. Io ci diamo del tu, visto che il salotto, come dire. Ma ti prego! Ripeto, cioè sui centri storici molto spesso si nascondono due facce, anzi forse tre o quattro. E sono storie che, ahimè, io le posso raccontare per esperienza mia personale. Sono fatto male di persone che come noi operano in un centro storico. Poi ci sono tante altre persone che il centro storico lo hanno abbandonato, hanno deciso di andare via, chi ha deciso di andare via per lavoro, chi magari come a Belmonte nel centro storico è tornato e poi magari dopo ne riparleremo con Giulia, e chi magari ha deciso di lucrarci sopra e chi magari vorrebbe aggiustare o sistemare casa però non ne ha la possibilità. Quindi io faccio una domanda, ma in realtà sono due, Anna Laura. Cioè io penso, da operatore culturale che sia da cittadino, che operare in un centro storico non è una cosa facile. Paradossalmente io penso che sia più facile organizzare un mega concerto in uno spazio enorme, che ne so, in un grande palazzetto dello sport. Vuol dire che già il problema della sicurezza non c'è più, perché è già collaudato in tutto e per tutto. E non ci sono problemi legati a vie di fuga, perché già ce l'hanno. Non ci sono problemi legati a bagni, ad attrezzature per persone che hanno difficoltà motori. Quindi queste situazioni non ci sono più. Noi ci troviamo paradossalmente a fronteggiare tutte queste situazioni, cioè, e lo dico veramente con rammarico, e non me ne voglia Anna Laura, che in questo momento rappresenta le istituzioni. Cioè non è possibile che organizzare una festa a Cleto alla stessa legge che di Torino o di Milano. Cioè per assurdo, voglio dire, una serata di karaoke fatta in piazza a Cleto non può, cioè secondo me è immorale che debba
avere una tassa che è la SIAI, voglio dire di 150 o di 200 euro, voglio dire, chi le organizza, come fa a pagare le spese? Cioè, per assurdo, anche con, cioè, noi riusciamo a fronteggiare le spese del festival perché sia con la gastronomia e sia il fatto stesso che viene tanta gente, ma non è sempre così. Molte volte abbiamo organizzato manifestazioni, eravamo noi e le nostre famiglie, quindi 40 persone, cioè se avessimo dovuto pagare la SIAI, che erano 180 euro, e poi tutte le norme sulla sicurezza, cioè l'evento in sé non si riusciva a fare. Ci sono delle leggi che andrebbero smontate perché non sono adatte più nei centri storici. Prima domanda. Seconda domanda, voglio dire, io penso che chi ha deciso di restare qua o chi ha deciso veramente di investire qua o di ristrutturare casa ha necessità di avere una fiscalità agevolata, però fatta seria, cioè non quelle cose che poi nella dichiarazione dei redditi dell'anno dopo ti diamo una percentuale, intanto tu magari le finestre le hai ordinate oggi e le devi pagare fra un mese e i soldi ti servono lì per lì. Cioè, voglio dire, chi decide di vivere e di tornare a vivere nei centri storici o perlomeno di investire in un centro storico dovrebbe essere quasi premiato di questo, perché voglio dire, investire in un piccolo paese, io mi rivolgo a una cara amica che ha investito come me nel centro storico e sappiamo insieme quello che vuol dire, a differenza di tanti altri che dicono che hanno investito nel centro storico, ma secondo me non hanno fatto nulla, nient'altro che aspettare la legge per piazzarsi, perché voglio dire, scusate un attimo. Il discorso è semplice, cioè queste leggi di finanziamenti regionali e nazionali non fanno altro che alimentare i circuiti di persone che hanno già soldi, quindi anche le varie 488 che si sono susseguite, tutti i finanziamenti regionali e comunitari, erano già indirizzati a gente che aveva già soldi da parte. Quindi se una persona, voglio dire, è la precarizzazione del lavoro è alla portata di tutti, cioè come fa ad investire? Quindi prima domanda, e la seconda domanda, ripeto, era la burocrazia che molto spesso uccide anche le manifestazioni come queste, cioè voglio dire, applicare il decreto Minniti in questo contesto, cioè noi non sapremo neanche dove posizionarli i blocchi di cemento, cioè perché, dove li metti, cioè io lo vorrei vedere, lo vorrei chiedere, non so, al prefetto, cioè dove bisogna metterli questi blocchi di cemento a credo? Scusate se mi sono dilungato nella domanda che sembra quasi un perdonare. Intanto buonasera a tutti e grazie a Franco, grazie all'associazione La Piazza, grazie al Cleto Festival per avermi invitato. E per me è un piacere e un onore, perché il Cleto Festival lo seguo a distanza da quando è nato, qualche volta sono anche venuta, ho attraversato le vie, ho fatto una passeggiata su fino al castello, e la cosa, il ricordo più bello che ho di quella passeggiata è l'aria che ho respirato in cima al castello, che era un'aria ovviamente pulita, ma era un'aria pulita perché aperto, perché dal castello vedi il mare, dal castello si vede tutta la vallata e questo ti ispira. E credo che luoghi come Cleto e i tanti borghi e centri storici che abbiamo in Calabria e in tutto il nostro paese siano un po' i luoghi che devono ispirare una politica diversa e anche un modo diverso della politica di stare nelle istituzioni. Ora, io sono un rappresentante delle istituzioni da qualche mese, ma prima di essere una parlamentare ero e lo sono tuttora una cittadina, ero e lo sono tuttora una professionista e una piccola imprenditrice che, nonostante tutte le difficoltà della Calabria, ha messo in piedi la propria azienda, un'azienda che si occupa di innovazione sociale, di innovazione digitale, che aiuta altri giovani a fare impresa in questa regione e a fare impresa provando a coniugare le nuove tecnologie con la valorizzazione dei luoghi che ci appartengono, i beni comuni, il patrimonio culturale, gli spazi pubblici che spesso vengono trascurati, ma non solo dalle istituzioni, che alcune volte, ahimè, per carenza di denaro non se ne possono occupare, ma vengono trascurati in primis proprio da noi cittadini, che spesso attraversiamo le nostre piazze, i nostri parchi, le nostre strade con indifferenza e non ci facciamo scrupolo magari a gettare una carta a terra
piuttosto che nel cestino. Cleto è l'inversione di tendenza, è l'inversione rispetto alla tendenza della trascuratezza, dell'abbandono, è la dimostrazione di come questi luoghi possono, che hanno perso le loro comunità, che hanno perso le loro identità, possono diventare dei luoghi dove si costruiscono delle comunità temporanee che abitano questi spazi, creano delle nuove identità basate sul confronto, sulla diversità, sull'incrocio tra esperienze, competenze e culture diverse. In tutto questo le istituzioni che ruolo hanno? Io credo che il primo ruolo che debba ricominciare ad avere un'istituzione è quello di aprirsi alla comunità, che sia una comunità stabile o una comunità temporanea. E quando io dico aprirsi, intendo veramente aprire le porte, che siano le porte della casa comunale, della casa della provincia, della casa della regione e della casa, se vogliamo, anche del Parlamento, ospitando magari queste esperienze, provando ad interloquire per costruire delle leggi diverse, delle leggi migliori, perché è chiaro che questo ritorno nei borghi, nei centri storici, probabilmente la politica non l'aveva previsto, e spesso la politica è indietro rispetto, o almeno nel nostro paese risulta essere indietro rispetto a quello che invece accade nelle comunità, accade nei nostri territori. E quindi le istituzioni devono aprirsi, devono ascoltare, devono ricominciare a progettare le politiche, le leggi e anche la distribuzione dei finanziamenti, quindi del denaro pubblico, insieme a chi realizza le cose nel territorio, che si tratti di iniziative culturali, di imprenditoria, di iniziative sociali, perché anche dal punto di vista dei finanziamenti, io sono d'accordo che i finanziamenti non siano stati gestiti bene. Non sono d'accordo quando si dice che la Calabria, come altre regioni del sud, continua ad avere meno soldi rispetto ad altre regioni. In parte ovviamente questo è vero, sappiamo tutti della regola del 34% che di fatto non ritorna per popolazione al sud, però è anche vero che la Calabria, come tante regioni del sud, percepisce dal 2000 tantissimi finanziamenti europei e spesso però noi abbiamo una programmazione regionale che non viene fatta in maniera partecipata, cioè a quei tavoli dove si costruisce il programma operativo regionale spesso e volentieri non vengono invitati gli operatori culturali, non vengono invitati gli operatori sociali, non vengono invitati gli imprenditori, e allora poi si fanno dei programmi di finanziamento che non rispondono magari alle effettive esigenze dei cosiddetti portatori di interesse, quelli che in inglese si definiscono ormai in un gergo comune stakeholder. Quindi sicuramente il ruolo delle istituzioni è questo dal mio punto di vista. Poi c'è un altro ruolo, che è quello di chi occupa le istituzioni, cioè della politica e dei politici, che hanno un compito fondamentale, quello di stare per le strade, di interloquire con le persone, perché altrimenti è molto difficile sviluppare quella che dal mio punto di vista dovrebbe avere la politica, cioè che è la visione delle cose. In Calabria il turismo non decolla perché dal mio modestissimo punto di vista manca una visione di che cosa il turismo deve essere in Calabria. Allora in Calabria vogliamo il turismo di massa o il turismo esperienziale? Vogliamo un turismo sostenibile o il turismo delle grandi catene alberghiere che costruiscono magari a ridosso delle spiagge? Io credo che questo debba fare la politica, ma la politica può sviluppare una visione, ecco, se viene al Cleto Festival, se poi magari va a Civita e se poi gira per tutti quegli altri posti e spazi della Calabria che sono vivi, e sono vivi perché tanti giovani stanno decidendo di ritornare e tornano perché probabilmente quel sistema economico che una certa politica ha fomentato e incoraggiato è fallito. E allora se devo stare a Milano e guadagnare 1.000 euro e riuscire a stento a portare avanti la mia vita perché devo, come dire, mi baso sull'aiuto che la mia famiglia mi manda da giù, magari con il famoso pacco da giù come dicono i ragazzi di Casa Surace, allora tanto vale che torno nella mia
Calabria, investo nell'artigianato e me lo reinvento utilizzando la tecnologia. E quanti artigiani digitali oggi ci sono in Calabria, così come la tecnologia oggi da tanti giovani viene coniugata nell'agricoltura e rinascono aziende che hanno il sapore del passato. Mi piace pensare a quello che un po' è nato a San Floro con Stefano Caccavari, il Mulinum, gli orti sociali che nascono come protesta alla regione che voleva fare una discarica di rifiuti lì a San Floro, e anche i ragazzi del Nido di Seta che riprendono la coltivazione del baco da seta attraverso il gesso, chiedendo al comune di San Floro di affidargli un terreno agricolo ormai in stato di abbandono. E allora il bene pubblico che serve al privato, a quel privato che ha un'idea buona e che il pubblico ascolta, perché l'altra grande sfida dal mio punto di vista è del terzo tassello, l'istituzione, la politica e poi i cittadini, il privato, noi tutti, perché se il pubblico, se l'istituzione, se la politica non ascolta, il cittadino non avrà mai fiducia nella possibilità di cambiare egli stesso la propria condizione di vita e quindi magari di provare a fare come succede qui a Cleto, partendo dal basso, partendo da zero e non chiedendo nulla alle istituzioni se non ascolto e volontà di conciliare e di supportare quello che viene fatto. Pertanto l'impegno che posso prendere, ovviamente come parlamentare che è stata eletta in Calabria, io sono di Cosenza, sono stata eletta in un collegio che comprende 46 comuni, ahimè non c'era Cleto, ma se potessi insomma diventerei anche cittadina di Cleto. L'impegno che prendo è quello di non smettere mai di viaggiare attraverso la mia Calabria, di continuare ad incontrare le persone che si incontrano anche qui al Cleto Festival, di parlare con la mia gente, di provare a progettare insieme alla mia gente la visione della Calabria che vogliamo vedere, non solo per noi stessi ma per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ed è per questo, e vado a chiudere, che ho deciso di lanciare l'iniziativa che si chiama Borghi in Movimento, di cui Franco parlava. Borghi in Movimento è un'iniziativa che sto portando avanti girando un po' i borghi della Calabria, ed è una giornata dedicata all'informazione ma anche alla formazione, perché dal mio punto di vista quello che serve è trasferire, costruire competenze, trasferire gli strumenti affinché le comunità locali possano progettare il proprio risveglio.